1 marzo 1938. Muore Gabriele D'Annunzio, grande poeta, scrittore, avventuriero, cultore della propria personalità. Si è dedicato al cinema, influenzando in maniera inequivocabile la recitazione delle dive del mondo. Fin dal 1911 D'Annunzio è approdato in Francia. Il suo amico più stretto è lo scrittore Barrès, cantore del nazionalismo francese. Il Vate frequenta il salotto di Lina Cavalieri, che conduce una vita tumultuosa. Per amore, Lina Cavalieri si batterà anche a duello con una rivale. Per D'Annunzio, l'omaggio alle belle signore continua a costituire il motivo dominante della sua vita. Massimo esponente del decadentismo e grande dissipatore del denaro degli editori, D'Annunzio resta legato alla donna che forse ha più amato, Eleonora Duse, la cui immagine viene infatti custodita gelosamente in un astuccio fra gli oggetti più cari al poeta. Resta legato alla duchessa Maria di Gallese, che gli ha dato, oltre al primogenito Mario, altri due figli. Sul finire della Belle Époque, D'Annunzio si accende di nazionalismo, proclama la bella guerra e arringa gli interventisti in favore della prima guerra mondiale. Parteciperà ad azioni eclatanti e mitiche come il volo su Vienna col lancio di manifestini tricolori e la beffa di Bucari, insieme a Costanzo Ciano e Luigi Rizzo, con l'affondamento della corazzata Santo Stefano. Dopo la guerra, D'Annunzio occupa Fiume con un'azione fulminea e conosce Benito Mussolini, che da lui impara il grido «Eia, eia, alala» e il saluto romano, che D'Annunzio ha forse copiato dagli antichi romani visti all'Opéra di Parigi. Temendo la sua concorrenza, Mussolini lo relegherà nell'esilio dorato del Vittoriale, dove D'Annunzio morirà il 1 marzo 1938. Febbraio 1907. Alla conferenza della pace dell'AIA il tema centrale è il disarmo. Viene costituita la Corte Internazionale di Arbitrato e viene abolita la guerra come mezzo di soluzione delle controversie fra stati. Monarchi e presidenti sorridono sereni. Edoardo VII, re d'Inghilterra, che a Parigi ha una intensa vita di gaudenze. Il re di Bulgaria è Ferdinando di Sassonia-Coburgo. A Pietroburgo, Nicola II, zar di tutte le Russie, cavalca alla testa dei cosacchi della guardia nella parata di primavera. Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria-Ungheria, regna dal 1848. Guglielmo, imperatore di Germania e re di Prussia, ha la passione delle parate. Anche il re Luigi III di Baviera predilige il passo dell'oca nelle parate. Il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, è sovrastato dall'enorme cappello della regina. Guglielmo II di Germania viene in visita a Venezia. La triplice alleanza tra Germania, Austria e Italia è il cardine della nostra politica estera. Al presidente del Consiglio Giovanni Giolitti spetta il merito di avere aperto il suo secondo ministero, inaugurato il 3 novembre 1903, una fase felice della vita politica italiana. A lui si devono due innovazioni: il riconoscimento del diritto di sciopero e l'introduzione del suffragio universale, due pilastri della nostra democrazia. In quegli anni nascono nuovi modelli di automobili, come questo mille piedi meccanico. Le prime automobili sono ancora carrozze, un poco più scomode, che però raggiungono i 30 km all'ora.
I primi aerei sono degli alianti, le riforme goffe. Nel dicembre 1903, due giovani fabbricanti di biciclette dell'Ohio, i fratelli Wright, riescono a far volare per 270 metri questo apparecchio a motore costruito da loro stessi. Nei teatri trionfa Leopoldo Fregoli, re dei trasformisti, il simbolo della nostra politica di quegli anni.